E oggi è con noi il professor Raul Pellini, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell'Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma. Professore, benvenuto a CheckUp. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Allora, professore, abbiamo anticipato che oggi parleremo del tumore dell'orofaringe. Fortunatamente è un tipo di tumore per il quale ci sono delle cure spesso efficaci, quindi un buon messaggio. Abbiamo a disposizione la nostra scultura, quindi vorrei che lei ci spiegasse innanzitutto qual è l'orofaringe, e dove si trova e a cosa serve esattamente. Sì, dunque, l'orofaringe sostanzialmente è quella struttura che si trova nella parte più profonda della bocca, quella che viene, diciamo, identificata come la gola, questa zona qua. È composto dalla base della lingua, che è questa, dalle tonsille e dal palato molle. Ha molte funzioni, diciamo che le più importanti sono senz'altro quella di permettere il passaggio dell'aria e del cibo, di smistare aria e cibo, quindi nelle vie aeree e nelle vie digestive. Inoltre serve all'articolazione della parola. Certo. L'orofaringe inoltre ha una funzione molto importante, è ricco di tessuto linfatico, specialmente qui nelle tonsille e a livello della base lingua. Questo tessuto linfatico serve a proteggere l'organismo dalle aggressioni esterne, cioè da germi e virus che dovessero venire in contatto, quindi li identifica e li neutralizza. Quindi, professore, è determinante che l'orofaringe lavori perfettamente. Sì. Io direi di avvicinarci alla nostra postazione touchscreen e vorrei, professore, a proposito di difese immunitarie, vediamo come funziona l'orofaringe quando si trova in una persona sana. Sì, vedete, qui questa è la regione orofaringea, qui vedete l'aria che entra, il cibo che passa e questa è la funzione normale. Questa che vedete qui è sostanzialmente la tonsilla, ma c'è altro tessuto linfatico anche qui nella base lingua e questo è un virus che noi abbiamo rappresentato e quando questo virus arriva a contatto con il tessuto linfatico lo colonizza, si riproduce perché in effetti quella è il suo obiettivo, però poi dopo il tessuto linfatico riesce a lavare via l'infezione e la situazione torna alla normalità. Certo, però professore, vediamo invece che cosa succede quando il sistema immunitario non risponde. Quindi vediamo cosa succede quando l'orofaringe purtroppo viene colpita. Ecco, qualche volta può capitare, come vedete in questa rappresentazione, che il virus entri nelle cripte tonsillari, insomma in queste zone più profonde, e vada ad integrarsi con le cellule stesse. Cioè, vedete, questa cellula è aumentata di volume perché il DNA virale si è integrato col DNA cellulare. Questo qualche volta può capitare e quindi, come vedete in questa rappresentazione, si sviluppa il temuto tumore. Certo. Ed ecco che qui cambiano tutta la morfologia. Cambia la morfologia e qui vedete il tumore che cresce nella tonsilla e se non trattato, diciamo così, lui tende ad aumentare di volume e a creare problemi sempre maggiori. Abbiamo anche detto, professore, che rispetto agli altri tumori è in crescita. Ma chi è che colpisce maggiormente questo tipo di tumore? Allora, qui bisogna fare una piccola distinzione. Diciamo che in passato la popolazione affetta da questo tipo di neoplasia era un pochino più anziana, più avanti con l'età, soprattutto perché erano quelle persone dedite ad abitudini come alcol e fumo, che sono i principali responsabili. Invece negli anni più recenti, per via della comparsa di questo virus dell'HPV, la popolazione, l'età della popolazione affetta si è abbassata. Attualmente diciamo che il paziente tipo è un paziente di 50-60 anni, socialmente attivo, sessualmente attivo, e diciamo che però questa maggiore consapevolezza fa sì che siamo in grado di identificare la malattia in uno stadio più iniziale rispetto a quanto succedeva prima, perché ovviamente il paziente alcolista era meno attento a se stesso, quindi certo, diciamo che la diagnosi veniva fatta più tardivamente. E questo è uno dei motivi per cui poi insomma ci si può guarire. Certo, più è precoce la diagnosi, certo, maggiori sono le probabilità di risolvere il problema. Poi, in generale, diciamo che il tumore causato dal virus dell'HPV risponde meglio ai nostri trattamenti, cioè diciamo, tra virgolette, più buono rispetto a quello causato da alcol e fumo. Qual
quali sono i sintomi di questo tumore? Come ci accorgiamo che c'è qualcosa che proprio non va? Ecco, purtroppo i sintomi di questa malattia sono spesso sovrapponibili a patologie più banali. Il banale mal di gola, la sensazione di corpo estraneo, il dolore, che peraltro è un sintomo abbastanza tipico quando si irradia verso l'orecchio. Ecco, diciamo, questa è un'informazione da dare. Sì, sì, questo è un sintomo particolare che è un buon campanello d'allarme. Per il resto cambiamenti della voce, ma anche questi si manifestano soltanto negli stadi più avanzati. Qualche volta qualche paziente giunge alla nostra osservazione perché ha magari un linfonodo ingrandito nel collo. Anche questo è un segno molto importante da non trascurare mai, perché nell'adulto è sempre sospetto di una patologia delle prime vie aerodigestive. Comunque un consiglio che possiamo dare è che quando c'è uno o più di questi sintomi è bene rivolgersi al medico. Ma quali sono necessari per fare una diagnosi certa, gli esami? Da questo punto di vista diciamo che l'esplorazione, cioè la visita medica, è probabilmente l'esame più efficace, perché intanto ci permette di inquadrare la situazione. Poi dopo, successivamente, una volta che abbiamo un sospetto concreto, effettueremo risonanza magnetica, PET, insomma tutti quegli esami che ci servono. Bisogna per inquadrare. Bisogna seguire step by step a seconda, sì, insomma, di quello che trovate, esatto, andando, esatto, a ricercare. Esatto. Io però, professore, a questo punto vorrei collegarmi con la sala operatoria dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, dove la sua equipe sta eseguendo un intervento di rimozione di un tumore dell'orofaringe. Buongiorno, dottori, siamo collegati, ci sentite? Allora, dovrebbero esserci in collegamento con noi la dottoressa Barbara Pichi e la dottoressa Valentina Manciocco, che sono entrambe chirurghe, e vorrei sapere da loro come mai sono in due per poter seguire questo intervento. Mi risponde lei, dottoressa Pichi? Buongiorno. Salve, buongiorno. Sì, siamo in due perché abbiamo bisogno di due postazioni. Io sono alla console, lontano dal paziente, e la mia collega si trova invece alla testa del paziente per aiutarmi lì vicino al paziente stesso. Che tipo di anestesia avete sottoposto il paziente? Abbiamo sottoposto il paziente a un'anestesia generale, infatti come potete vedere la paziente è intubata, okay. Vedete, c'è il tubo dell'anestesista che passa in fondo alla bocca, e poi abbiamo il nostro robot a tre bracci, abbiamo montato gli strumenti chirurgici sui bracci del robot, al centro abbiamo la telecamera. La telecamera sono gli occhi del robot, permette di ricostruire un'immagine tridimensionale ed è come se noi fossimo all'interno della bocca del paziente. La mia collega, che si trova lontano da me, io sono vicino al paziente, la collega si trova lontano, è come se fosse all'interno della bocca del paziente. Vedete, comincia a muovere gli strumenti chirurgici, certo. E vediamo, verso destra c'è il bisturi elettrico con il quale incideremo per togliere la tonsilla all'interno della quale c'è il nostro tumore. Invece con la pinza, vedete, adesso la sta muovendo, la apre e la chiude per poter poi, quando inizieremo l'intervento, fra poco prendere la tonsilla ed iniziare ad asportarla. Vedete, si avvicina con il bisturi, inizia a tagliare e pian piano toglieremo questa tonsilla dalla bocca della paziente. Noi vi lasciamo continuare con il vostro lavoro perché la fase è abbastanza delicata e torneremo a collegarci fra poco. Grazie anche a lei, professor Pellini, lei rimanga con noi perché dobbiamo continuare a parlare di questa patologia, e noi torniamo alla medicina e alla ricerca scientifica e sentiamo quali sono le ultime notizie che hanno trovato questa settimana i nostri medici specializzandi. Ecco, io vedo già pronta la dottoressa Maddalena Di Lillo che ci parlerà di una scoperta che riguarda le valvole cardiache, giusto dottoressa? Sì, esatto. Un gruppo di ricerca dell'Università di Padova ha ideato delle valvole cardiache biologiche ingegnerizzate da sostituire alle valvole cardiache difettose. Comunemente noi utilizziamo delle valvole biologiche soprattutto per gli anziani, che vanno a produrre però delle molecole che vanno a stimolare il nostro sistema immunitario. In questo modo però determinano un deterioramento precoce di queste valvole. In realtà, grazie a questi studi, si è visto che le valvole biologiche ingegnerizzate evitano di produrre queste molecole, quindi
evitano il deterioramento precoce e in questo modo possono essere utilizzate anche per pazienti giovani per migliorarne la qualità di vita, ma per una durata molto più lunga. Bene, forse anche per evitare poi il rigetto, che spesso sì, e volentieri esatto. Questo avviene. Grazie dottoressa Di Lillo, grazie dottori, continuate a cercare le notizie per noi. E adesso io vorrei tornare a collegarmi ancora una volta con la sala operatoria. Professore, lei stia qui accanto a me. E volevo sapere dalle dottoresse a che punto sono e se ci spiegano appunto come sta procedendo l'intervento. Sì, stiamo finendo l'intervento, adesso stiamo medializzando la tonsilla, la stiamo asportando dalla sua alloggiamento naturale che è appunto la loggia tonsillare e la tonsilla viene asportata completamente. Ok, perfetto. E l'intervento è finito, questa è la loggia tonsillare con la tonsilla asportata. E adesso dottoressa, dopo che avete praticamente estirpato il tumore, ora come concluderete l'intervento? Adesso dobbiamo controllare l'emostasi, dobbiamo vedere che non ci siano sanguinamenti e quindi riusciamo a finire l'intervento controllando che vada tutto in ordine. Grazie dottoressa, noi torneremo a collegarci ancora una volta con voi proprio alla fine per rassicurarci del fatto che abbiate concluso l'intervento nel migliore dei modi. E io a questo punto, visto che ho qui il professor Pellini, abbiamo seguito professore l'intervento in sala operatoria e vorrei che adesso lei attraverso la nostra grafica ci spiegasse con chiarezza quali sono proprio le fasi principali dell'intervento che abbiamo appena visto. Sì, dunque, allora, il robot ovviamente è uno strumento che però in effetti è come un prolungamento del chirurgo e le capacità del chirurgo vengono potenziate da questa macchina. Infatti, che intanto la videocamera è una videocamera ad altissima definizione, certo. Per cui si apprezza non completamente attraverso la immagine televisiva, ma in realtà quando uno è alla console sembra proprio di essere immersi dentro certo, al campo anche operatorio. Perché lì non si può sbagliare non di un millesimo quindi, di millimetro. Sì, certo. E quindi tutti i margini della resezione vengono controllati in maniera dettagliatissima. Praticamente al di là della ottica, che è l'occhio del chirurgo, ci sono poi queste braccia armate, che sono generalmente una pinza e un bisturi monopolare, che permettono di effettuare la asportazione della neoplasia con un margine di tessuto sano tutto intorno. Certo, per questo, sicurezza per quello sicurezza, viene tolto, esatto. No? Questo riduce moltissimo il rischio delle recidive, perché un'infiltrazione del margine di resezione è sempre una situazione piuttosto pericolosa. Invece in questo modo, avendo questo grande dettaglio, riusciamo a ridurre al minimo questo rischio. E nelle neoplasie iniziali è uno dei trattamenti possibili, anzi direi il trattamento di scelta. Professore, quanto dura la convalescenza e a cosa deve fare attenzione il paziente dopo l'intervento? E poi se è necessario prendere comunque dei farmaci? Dunque, il vantaggio di questo tipo di procedure è che vengono fatte attraverso delle cavità naturali, cioè non dobbiamo attraversare la mandibola, per esempio, per arrivare in quella zona. Quindi il recupero è molto rapido. Nel giro di 2 o 3 giorni il paziente viene dimesso dall'ospedale ed è in grado di riprendere la sua attività abituale. Professore, però parliamo di prevenzione. Siamo a check-up e quindi la parola chiave per la nostra salute è proprio la prevenzione. Che cosa si può fare per prevenire questo tipo di tumore? Allora, la prevenzione, che di base la cosa più importante, questo ovviamente noi medici non ci stanchiamo mai di dirlo, è evitare quelli che sono i comportamenti a rischio, quindi nel caso specifico l'alcol e il fumo, che sono delle abitudini che espongono il paziente a rischio non solo di questi tumori, ma anche di tumori della laringe, del polmone, quindi sono... Quindi Iva Zanicchi può stare tranquilla, quindi non Iva beve, Zanicchi non fuma, quindi Iva, stai tranquilla. È perfetta, quindi da questo sì, punto di vista. Bene. Per quanto riguarda invece la prevenzione del virus HPV, l'unica prevenzione è la vaccinazione. La vaccinazione che in Italia è iniziata, ma purtroppo non corre
veloce come avremmo sperato, anche perché con questi due anni di pandemia c'è stato un rallentamento. Comunque la vaccinazione sicuramente in tempi lunghi è preventiva nei confronti di queste malattie. In paesi come l'Australia, dove la vaccinazione va meglio che da noi, ci sono risultati molto incoraggianti sia dal punto di vista dei tumori della cervice uterina, perché quello è l'altro target del virus. Vengono vaccinate le adolescenti, Le adolescenti, ma anche i maschi, perché anche questo è importante. E in quelle, diciamo così, in quei paesi, anche dal punto di vista delle neoplasie orofaringee, ci sono risultati molto incoraggianti. Quindi bisogna spingere su questo punto, che è fondamentale. E speriamo, insomma, visto che siamo molto concentrati sul Covid, iniziare a concentrarci anche su altre patologie che comunque hanno bisogno di vaccinazione. Sì. Professor Pellini, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per averci spiegato con grande chiarezza il tutto. E la saluto. Grazie per essere stato qui a Check Up. E io adesso invece vorrei tornare a collegarmi con la sala operatoria dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, dove troviamo la dottoressa Pichi, alla quale vorrei chiedere come è andato l'intervento. Dottoressa Pichi, eravamo quasi addirittura d'arrivo, allora, adesso a che punto siamo? Sì, l'intervento è andato molto bene, abbiamo finito anche l'ultima fase dell'emostasi, dobbiamo controllare appunto che non ci siano sanguinamenti. Tutto a posto, aspettiamo adesso che la paziente si risvegli, sta cominciando infatti, come vedete, a muoversi, quindi la risvegliamo e basta. Fra quanto la sveglierete? Ma un quarto d'ora, 20 minuti, adesso vediamo che tutti i parametri tornino a posto, che la pressione si rialzi, insomma, cose tecniche, ma tutto a posto. Bene, grazie dottoressa, grazie anche all'altra dottoressa, ringrazio tutta l'equipe del professor Pellini, grazie del Regina Elena, e io volevo anche ringraziare